Siamo con Claudio Bisio al Palazzo della Ragione, si è appena conclusa la presentazione del libro di Sandra Bonzi, Stress and the City. Per quale motivo bisogna leggere questo libro, se bisogna leggerlo? Se bisogna leggerlo, questa è una bella domanda. L'ha scritto mia moglie. Guarda da vicino. Ha scritto mia moglie, parla di un marito che non sono io, di figli che non sono i miei, di un cane che non è il nostro, anche se io sono un marito, abbiamo due figli, abbiamo un cane, quindi cosa c'è di vero, cosa non c'è di vero? Bah! Non si capisce. E Staino ha tirato all'inizio della conferenza delle bordate contro Renzi in una città filorenziana, un po', diciamo. Tu alle primarie chi voteresti? Io sono incerto tra Vendola e Bersani. Renzi, questo, quindi no. Renzi, mi ha convinto Staino, che è un fiorentino, mi ha spiegato come funziona. Che è meglio lasciar perdere. Lasciamo la Marchionne. Ultima domanda per il libro che avete scritto precedentemente a quattro mani. Può essere un valido sostituto la scrittura a quattro mani della terapia di coppia? Anche, sì sì, infatti noi in quel periodo quando abbiamo scritto quel libro in realtà erano quasi un epistolario a distanza, delle mail, in quel caso la internet ci ha aiutato, io ero in tournée in giro per l'Italia, non ero a casa, ha iniziato lei a scrivermi una cosina, anzi avevamo quasi litigato, la prima volta è stata una lettera, io le ho risposto che è, e da lì è nato questo botta e risposta dove c'era la visione di lei, la visione di lui, e sono nati dei capitoli divertenti che potrebbero anche diventare un film, cioè una storia, no? Le varie cose viste da lui e viste da lei. Bello. La redazione di Shelf.it vi invita alla lettura di Sex and the City. Diciamo, Claudio Bisio non c'entra niente. Non c'entra niente. Sarebbe Stress and the City, ma fa niente. Stress, cosa che ho detto, scusami? Sex and the City, no, perché sex. È una citazione di Sex, ma si chiama Stress. Stress and the City, la rifacciamo. No, andiamo avanti così, ci piace. Bello, grazie. Quante gaffe ho fatto io stasera? No, poche, no dai. Un paio notevoli. 3-4, grazie Claudio. Tu una sola. Ciao.